Bene, allora benvenuti, qui siamo sul piazzale di ricevimento delle uve, dove i camioncini, i furgoni che portano le uve alla pigiatura vengono pesati all'ingresso, lì c'è la pesa. Dopo la pesa passano al mostimetro, in cui praticamente viene rilevato il grado zuccherino. Dopo questo, a seconda delle indicazioni del capo cantina, l'uva viene scaricata in una di queste vasche che vedete, per essere destinata, a seconda della varietà e a seconda del colore, ai processi di vinificazione che avverranno successivamente. Ci troviamo adesso nella zona di vinificazione. Per quanto riguarda le uve bianche, passano prima in uno scambiatore di calore che le raffredda immediatamente per preservare il più possibile aromi e profumi, freschezza e fragranza, per andare poi nella pressa soffice che separa immediatamente le bucce dal mosto. Il mosto così ottenuto entrerà poi in cantina per le successive fasi. Le uve bacca nera invece entrano in questi fermentini alle mie spalle, dove subiranno una macerazione di circa 5 giorni a 24 gradi per poi diventare vino. A quel punto il vino viene svinato, le bucce vanno in pressa, diciamo, per ottenere il vino anche dalle bucce pressate, e di nuovo si va poi dentro in cantina per le fasi di lavorazione successive. In questa area della cantina, ma non solo, anche nella parte poi di imbottigliamento, negli ultimi anni abbiamo sostenuto diversi investimenti. Questa è una cantina che nasce negli anni 60 con il preciso scopo, come molte delle cantine sociali dell'epoca, di lavorare la maggior parte di uva. Ovviamente adesso i tempi sono cambiati, per stare sul mercato bisogna fare qualità, e quindi gli investimenti di questi anni sono stati messi in atto per andare verso la qualità, verso le bottiglie e verso, diciamo, insomma, mercati più remunerativi e fasce di prezzo più remunerative per la cantina. Ci troviamo adesso nel cuore pulsante di un'attività di cantina, cioè la vera e propria cantina, dove il mosto che entra o il vino che entra, a seconda che si tratti di uve bianche o uve a bacca nera, diventerà il vino che viene messo nelle bottiglie, nei contenitori, per essere commercializzato. Quindi qui si fanno tutte le attività di, sostanzialmente, di chiarifica, di stabilizzazione e di blend per ottenere i vini che alla fine entreranno nelle case degli italiani, dei nostri consumatori. È uno stabilimento piuttosto grande, costruito interamente nuovo nel 2009, con una capacità di lavorazione e di stoccaggio di circa 130.000 ettolitri di vino, e nel quale ci avvaliamo di tecnologie molto sofisticate che sono state rese possibili dagli investimenti di cui parlavamo prima. Quindi abbiamo il filtro tangenziale, abbiamo tutta una serie di accorgimenti che ci permettono di trarre il meglio dalla materia prima che i soci portano tutti gli anni in cantina. Siamo adesso nella parte conclusiva della cantina. Alle mie spalle vedete una serie di serbatoi nei quali l'enologo, il winemaker, prima di ogni imbottigliamento decide la composizione del vino che dovrà andare in bottiglia, e dal suo placet, dal suo via libera, perché in cantina non si imbottiglia niente senza il permesso dell'enologo, per confezionare e spedire nei vari mercati, che siano italiano oppure internazionali. Oggi la cantina esporta in circa 20 paesi del mondo. Come vedete alle mie spalle c'è proprio un contenitore destinato all'imbottigliamento per il Giappone. Tutte le linee che sono alle vostre spalle sono linee altamente automatizzate. Noi oggi siamo certificati, dopo un lungo processo che ha richiesto quasi 3 anni dal momento in cui l'abbiamo messo in piedi, BRC IFS, che sono le due, diciamo, certificazioni più importanti europee, probabilmente al mondo, in termini di igiene e sicurezza alimentare, e che vengono richieste dalle grandi catene dei mercati esteri per poter lavorare con loro. Senza queste certificazioni oggi praticamente non si può lavorare con le catene della grande distribuzione mondiale. Siamo qui davanti al primo vino dell'annata. Che annata sarà quella 2018? Un'annata più complicata di quello che si poteva pensare fino a luglio. Eravamo, diciamo, dopo la fase di maturazione dell'uva, abbiamo avuto un periodo molto molto caldo, molto siccitoso, che addirittura ha fatto diciamo, presagire una vendemmia molto anticipata, cosa che poi si è effettivamente realizzata, ma con la pioggia che c'è stata a Ferragosto e con i seguenti 7-8 giorni di assoluto caldo umido in assenza di vento, si sono cominciate a creare numerose malattie, soprattutto nelle uve.
più delicate, come il Bombino Bianco, come il Bombino Nero, che hanno fatto temere per l'annata. Fortunatamente, in realtà, a parte qualche piccolo appezzamento che aveva avuto modo di soffrire per queste condizioni climatiche, il grosso, diciamo, degli ettari dei nostri soci non ha sofferto di questo caldo umido. In generale possiamo dire che l'annata, grazie a questi ultimi 15 giorni di caldo secco e ventilato, si è rimessa sui binari giusti. Il Moscato, soprattutto, che è stata la prima varietà, la varietà insieme allo Chardonnay più precoce che si vendemmia, ha dato degli ottimi risultati. Quest'anno abbiamo un ottimo Moscato, sono infatti qui a fianco alla cisterna del Moscato, che è stato il primo mosto a diventare vino. Come sempre, l'annata si giudica quando il vino è finito, quindi quando, chiusa la vendemmia, fatte le varie operazioni di cantina, l'enologo assaggia i vari serbatoi e decide se sia stata una grande annata, una media annata o una cattiva annata. Mi sento di poter dire comunque che sicuramente non è una cattiva annata, sia per qualità che per quantità.